Energia per crescere è un progetto di Alice ed Enel che intende occupare delle risorse delle infrastrutture di Enel. Noi come istituto di formazione abbiamo deciso di aderire a questo progetto perché riteniamo molto stimolante poter formare delle figure, delle persone che si affacciano per la prima volta a questo ambito lavorativo. La transizione energetica richiede delle competenze molto specialistiche per le figure che ci operano. La formazione è necessaria proprio per fornire queste competenze in modo che le figure poi formate possano operare nei cantieri con un livello di sicurezza molto elevato e possano eseguire dei lavori di qualità. Il nostro anno di formazione noi abbiamo fatto una ventina di progetti, abbiamo avuto appunto ragazzi che hanno deciso di cambiare lavoro, gente che ha trovato per la prima volta lavoro, ragazzi giovani, ragazzi di 40, 45 anni, anche di più, che hanno voluto rimettersi in gioco. L'azienda in cui mi trovo non viene riconosciuto molto, anzi per niente, le ore di straordinario, nonché la mia disponibilità H24 ad intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Ho iniziato a guardarmi un po' intorno, ma non tanto esclusivamente per il profilo economico, quanto per essere valorizzato come persona e quindi aumentare quella che è la mia autostima. E ho trovato qui un ambiente molto favorevole e soprattutto con delle prospettive di crescita che mi hanno stimolato. L'ho comunicato a casa in maniera molto semplice, come si comunica a casa mia, quindi seduti a tavola con la presenza dei bambini, esponendo quella che era stata la mia candidatura e in un secondo momento, quando sono stato ricontattato e ho accettato appunto il percorso formativo, soprattutto il rapporto che ho con mia moglie, che ormai ci lega dalle scuole medie, non è potuto essere diverso che un appoggio incondizionato alla mia scelta. Sono stato anche spronato a seguire questo percorso, quantomeno al di là dello sbocco lavorativo, anche per un accrescimento personale, culturale e tecnico. Posso dire a tutti i ragazzi che il futuro si può predire facilmente, basta costruirselo. Il cambiamento nasce da noi e si ripercuote intorno a noi.